In questa puntata di Checkpoint ci concentriamo sul lavoro dei piedi nelle curve strette, nelle curve a raggio corto, cioè quelle curve che non è possibile fare completamente a taglio in conduzione, perché richiedono, dato gli spazi molto ridotti, richiedono che i piedi aiutino un po' lo sci pilotandolo, intensificando un po' quell'azione di curva, al di là di quella che potrebbe essere la pura deformazione dello sci. Vediamo graficamente qual è la differenza tra un'azione molto sterzata, molto derapata, una perfettamente condotta e una pilotata con i piedi. Allora, l'azione completamente derapata è quando dall'inizio della curva i piedi girano e gli sci lasciano una traccia di questo tipo qua. Praticamente gli sci girano sempre e quindi si dispongono trasversalmente e derappano. Un'azione perfettamente condotta lascia una traccia ben incisa. Se andiamo a vedere la traccia del pilotaggio degli sci, vedete che c'è quella sbavatura, diciamo, quella sterzata in semiconduzione nella parte centrale, però poi lo sci riprende a condurre nella chiusura e cambio. Quindi diciamo che è proprio un pilotaggio funzionale a forzare un pochino una curva più stretta perché lo sci da solo non ce la farebbe. Ecco, qui vediamo bene la fase centrale della curva in cui i due piedi contemporaneamente guidano gli sci, li pilotano, non è la conduzione su tutto l'arco, ovviamente. Ecco, qua vediamo alcuni errori tipici, soprattutto di rotazione delle spalle, che tanto più se abbinate a una gamba di legno sull'esterno della curva non producono niente. Attenzione poi a non sedersi troppo perché prima o poi gli sci vanno via per la tangente. Un esercizio molto interessante è questo di questo pettine strettissimo nel quale per stare dentro dobbiamo veramente stare ben bilanciati sui piedi, ben coordinati con braccia bastoni e con i piedi che pilotano prontamente gli sci per girare attorno a tutti i ciuffetti. Con quell'esercizio sullo stretto potremo poi in un percorso un pochino più largo e questa volta un po' più angolato trovarci a nostro agio su una curva rotonda che renderemo di discesa in discesa sempre più veloce.